Il mio cliente ha accettato il divorzio. Non si può imporgli qualunque cosa. È assolutamente inaccettabile. È lo stesso per la mia cliente. La sua esistenza è diventata un inferno. Lei le ha detto che le ho reso la vita un inferno. Non ho mai firmato perché tu portassi i tuoi problemi a casa. Non mi hai mai detto questo. Mi hanno appena chiesto di fare a meno di 58 persone e tu me ne proponi 30. Ti spiego, se devo sacrificare 58 persone per salvarne 500, sacrifico quelle 58. Mancano 6 settimane all'annuncio ai mercati, quindi penso che abbiate avuto abbastanza tempo, non vi sembra? Come gestire una contraddizione che salterà agli occhi di tutti, ovvero un nuovo piano economico in un contesto in cui lo stabilimento è inattivo. Sollevi una questione alla quale il gruppo non ci ha affatto chiesto né di rispondere né di pensare. Volevo rassicurarvi in merito a vostro figlio. Lo faremo restare qualche giorno qui per capire cos'è successo. Ha insultato il suo professore e lo ha anche minacciato con un compasso. Mi spaventa il futuro perché non so immaginare cosa ne sarà di me. Da giorni vi chiedo di verificare. Ho una riunione con la direzione generale e non ho una relazione per loro. Vi dico subito che sono molto delusa dal vostro modo di procedere. Lo sapevi che era complicato finché il gruppo Elson non raggiungeva gli obiettivi. Quindi io vivo col gruppo Elson. È il gruppo Elson che ho sposato. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. C'è una strategia aziendale da seguire. Quindi una strategia che getta i nostri dipendenti nella precarietà va comunque seguita. J'aime les gens qui passent. Ho quasi 50 anni, Philippe. Ho più anni dietro di me che davanti a me ormai. Che ne è stato della mia vita, eh?